Sono stufati pure i giornalisti, sempre meno. Devo dare un po' di matto, così dopo ci torna un po' di gente. Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo la conferenza stampa. Inizia Calicchia, Roma TV. Salve mister, in queste ore sta tenendo banco l'infortunio di Karsdorp e soprattutto la ricerca delle cause che hanno portato a così tanti infortuni al crociato. Che valutazioni state facendo? Beh, stiamo cercando più di che trovare colpevoli soluzioni in questo momento per poter capire realmente le varie problematiche, ma è ovvio che abbiamo all'interno degli ottimi professionisti e cercheremo di far modo che non accada più. Dispiace per il ragazzo, a cui gli faccio veramente un grandissimo in bocca al lupo. Peccato perché era un giocatore su cui avevamo puntato tanto e poi un ruolo che per noi è sempre molto delicato. Cenzi, Roma Radio. Mister, mercoledì è rientrato De Frel. Come sta e cosa può dare ora alla Roma? Bene o male. No, Greg è un giocatore che ha bisogno di fiducia. Ha bisogno, secondo me, di fare gol. È un attaccante. Noi abbiamo bisogno di tutti quanti. Deve ritrovare la via del gol. Penso che sia la cosa più importante. Si è sacrificato tantissimo per la squadra. Lo farà e lo rifarà. Ne sono convinto. Mi auguro che tutto questo suo lavoro, questa sua predisposizione a mettersi a disposizione dei propri compagni e del mister sia ripagato. E io credo che lui abbia bisogno veramente di fiducia, di essere supportato e nello stesso tempo di trovare il gol. Mangiante, Sky Sport. Comprendiamo la risposta. Gioca centravanti domani De Frel? Questo non lo so. Potrebbe giocare o centravanti o alto a destra. Sicuramente sarà della partita. Oggi valuterò un pochino le condizioni di tutti, anche in predisposizione e pensando anche un pochino alla gara di martedì col Chelsea. Ma c'è un unico obiettivo in questo momento, vincere col Bologna. Poi penseremo al resto. Nell'ultima conferenza stampa eravamo rimasti ad alcune riflessioni che sarebbero stati fatti prima della sfida con il Bologna. La domanda era su Kolarov e Dzeko, che giocano sempre, relativo a Dzeko. Se comunque è, cioè, magari un po' stanco, può riposare per una partita o comunque si va avanti sempre con Dzeko? Ma magari non è stato brillantissimo, però è stato sempre molto pericoloso, anche l'ultima in cui ha preso una traversa, è stato presente in area di rigore, questo sì. Non so se riuscirò a lui, ci penserò tra oggi e domani. Minghi, il tempo. Buon pomeriggio. Lei ha detto che non state ricercando i colpevoli del motivo per cui si è fatto male anche Karsdorp, però sotto la lente di ingrandimento sono finiti in particolare i preparatori Lippi e Norman. Io le chiedo se c'è un rapporto di fiducia tra di voi, lei comunque li ha già trovati qui a Trigoria quando è arrivato, che ruolo effettivamente hanno, insomma, se c'è una comunicazione anche con i dottori e se i giocatori magari in questo momento hanno un po' più di timore, se c'è il rischio che si inneschi un meccanismo un po' nella loro testa di paura di farsi male. Grazie. Innanzitutto noi siamo una squadra, l'ho detto anche l'altra volta in conferenza con Precelsi, che il primo responsabile sempre di tutto è l'allenatore in certe situazioni. Devo dire che Norman e Lippi sono due grandi professionisti che vivono tantissimo Trigoria, che sono dalla mattina alla sera qui per cercare di migliorare il loro lavoro e il nostro lavoro. Per quello, insieme con i dottori e tutto lo staff, sono convinto che riusciremo a ottenere grandi risultati. In questo momento anche la casualità o tante situazioni hanno portato a tanti infortuni, però vogliamo essere costruttivi e cercare veramente le soluzioni, non tanto per dire. In questo momento, specialmente in un posto come Roma, vengono fuori tanti discorsi che lasciano per me il tempo che trovano. Qui c'è uno staff, c'è un modo di lavorare in cui siamo tutti uniti. Poi un domani uno farà una scelta, uno ne farà un'altra, come sempre. Succede anche nelle altre case, è successo a Milano, succede da altre parti. Però in questo momento da parte mia, da parte del mio staff, c'è grandissima fiducia nell'operato di queste persone. Questa la chiediamo ai giocatori quando vengono qui in sala stampa. Poi dopo alla riunione tecnica glielo chiederò, sarà un po' di paura. No, al di là delle battute, io credo che loro hanno grande fiducia in quello che noi stiamo facendo. È normale che più che altro c'è il dispiacere di quello che è accaduto
E poi noi facciamo un lavoro, perché il ginocchio me lo sono rotto pure io quando c'è nel 2000, abbiamo vinto anche lo scudetto, magari l'abbiamo vinto per quello, però detto questo può accadere, fa parte del nostro lavoro. Peccato, perché il ragazzo stava rientrando da poco, veniva da un'infortunio al ginocchio che non si era fatto qui a Roma, ma se l'era fatto a casa sua. È stato un po' un movimento strano e casuale anche per quello che è accaduto. Prego. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno, due cose veloci. Una su questo argomento, parlava di soluzioni, ma quali soluzioni si possono scegliere nel corso di una stagione così compressa per cambiare le cose? E poi le volevo chiedere di tutt'altro argomento, visto che domani ci sarà la partita contro suo figlio. Non le chiedo l'emozione, perché non è neanche la prima volta che accade, però mi interessava la curiosità. Quanto vi sentite prima delle partite? Cosa vi dite? Che tipo di scambio c'è tra padre e figlio prima di una partita in cui comunque uno deve battere l'altro? Grazie. Mi fa ridere mio figlio, perché quando gli chiedo giochi o non giochi, non lo so papà, abbiamo provato, mi dice, 6-7 moduli uno dietro l'altro. E allora è come per dire, non ti dico niente, no? E questo è un po' un giochino tra me e lui. No, è bello, è particolare, te l'assicuro, è sempre emozionante, perché è strano anche parlare di lui ai miei calciatori, no? Chiamarlo magari di Francesco invece che Federico. È una particolarità che mi inorgoglisce e mi fa veramente piacere. Sono felice di quello che sta facendo, sono convinto che può fare ancora meglio, magari non domani, ma da quella dopo. Per quanto riguarda le soluzioni, non è che in un minuto si può rispondere a tutto quello che si va ad analizzare. Ci sono delle cose anche dal punto di vista scientifico o di lavoro che vanno coordinate per capire meglio dove si può andare a migliorare un determinato tipo di prevenzione agli infortuni. Questo è il lavoro un pochino più importante su cui stiamo ragionando e cercare di fare insieme. Non siamo degli sprovveduti, non ci sono qua degli sprovveduti, ed è ovvio che magari tutti parlano adesso, no? Quelli che stanno esternamente possono dire e si dicono tante cose. Adesso bisogna lavorare, cercare di parlare meno, per cercare di, come ho detto prima, trovare le soluzioni. Pastore, il romanista. Buonasera. Nell'ambito Ciao. Del turnover, la posizione col maggior numero di interpreti finora è stata quella di esterno alto a destra. È casualità, è ricchezza di scelte, oppure sta ancora cercando l'assetto giusto? Non è una casualità, questo è un dato di fatto, in cui ho cambiato tantissimo come esterno a destra, dove... al di là che era stato preso Patrick Schick, che poteva essere un'alternativa, che poi potevamo modificare un po' l'assetto di gioco o di farglielo interpretare in un altro modo, ma non avendocelo mai avuto a disposizione, avendo avuto anche De Frel fuori per tanto tempo, abbiamo cambiato tanto. C'è Under, che è un ragazzo per me molto interessante, di ottima prospettiva, che pian piano si sta adattando a questo campionato e ai carichi di lavoro, perché ci sono tanti aspetti dove a sinistra magari ho più certezze con giocatori più rodati, a destra sto cercando di trovare un po' gli equilibri e gli uomini giusti. Però effettivamente è un ragionamento che non fa una piega, dove ho cambiato di più a destra magari lo sarà da qui alla fine del campionato, da qui fino a gennaio, non lo so. Però attualmente è così e risuccederà anche in altre occasioni, te l'assicuro. Trinca, Teleradio Stereo. Salve mister, buon pomeriggio. Fra le grandi squadre la Roma è quella che cambia più interpreti da partita in partita. Le chiedo se questo a lungo andare può diventare un punto di forza oppure un punto debole della squadra, e soprattutto quanto influiscono le rotazioni nel processo di crescita della sua squadra. Allora, se noi dobbiamo parlare di crescita e di rotazioni, è come quando tu fai un settore giovanile, i giocatori vanno fatti giocare per farli crescere, e questo è l'ideale per far maturare tutti quanti insieme. Però io le mie scelte non le faccio perché alleno magari una primavera un settore giovanile, perché se lo dovessi fare farei sempre in questo modo, non escluderei nessuno ma farei partecipare tutti. Se io faccio giocare determinati giocatori perché ritengono che siano all'altezza di poterlo fare e poter dare qualcosina alla squadra, vantaggi e svantaggi? Lo danno solo i risultati, perché alla fine voi valuterete solo quello, non magari la crescita di alcuni giocatori che negli anni hanno avuto una maturazione. Purtroppo qui non sto lavorando solo per farli crescere, ma sto lavorando per crescere insieme ottenendo dei risultati, il che cambia per me. Se dovessi ragionare in maniera differente le farei ancora di più, guarda che ti dico. Però in questo momento, quando vado ad affrontare, esempio in... La Totto ho sbagliato, ha detto il contrario, giusto? 3 partite in 6 giorni,
è inevitabile che devi cambiare qualcosina, andare a affrontare delle partite delicate e importanti. Poi si è parlato tantissimo della partita con Crotone, che sporca, brutta, magari non giocata. Io credo che non ci sia stata partita, poi ognuno può ragionare come vuole, è normale che siamo mancati in qualcosa nell'andare a chiudere la partita, quello sì. Cotumaccio, Rete Sport. Buon pomeriggio mister. Nel calcio, ma soprattutto nella Roma degli ultimi 3 anni e mezzo, tutti i crociati rotti hanno interessato giocatori under 25. Nel cercare soluzioni, come diceva prima lei, avete preso in considerazione questo fattore gioventù? Ci hai dato un dato in più, adesso lo valuteremo. Effettivamente è una cosa a cui non avevo pensato, però gli aspetti sono tanti. Io credo che per poter migliorare questa situazione, lavorare tantissimo in prevenzione, credo che sia la cosa più importante di tutti, trovando una soluzione tra queste. Ritengo che la prevenzione sia alla base per cercare di evitare più infortuni, e in questo dobbiamo cercare ancora più soluzioni o esercizi o esercitazioni che ci possano far migliorare questo aspetto. Ultimo, Moresco, la signora in giallo rosso. Buon pomeriggio, io volevo chiederle, Nainggolan è stato schierato centrocampista centrale, trequartista, esterno altra destra. Lei dove lo preferisce di più e se c'è un ruolo dove secondo lei può rendere al meglio? Per me Raja, basta che giochi, scende in campo, è un giocatore importante, può giocare in tanti ruoli, è ovvio che la qualità sua migliore è quella di poter saper prendere palla tra le linee, la sua pericolosità al tiro e la capacità di inserirsi. Questo lo può fare ancora meglio perché sono nelle sue grandi qualità, però la cosa più importante è che si è messa a disposizione della squadra, dei compagni e del mister. Sono convinto che poi tornerà a fare gol con continuità, perché le occasioni le ha avuti, magari è stato anche un pizzico sfortunato. Questa è una squadra che ha preso, non so quanti pali abbiamo preso in tutto il campionato, sa anche a significare che qualcosina ci è mancato da questo punto di vista qua, e lui, quello che può mancare in questo momento è solo il gol, per il resto sono contento di quello che sta facendo. Grazie a tutti.